3 maggio 1898 nasce a Kiev Golda Meir, il quarto premier di Israele e la prima donna a guidare il governo del paese. Il suo ruolo risulta di fondamentale importanza in alcuni momenti chiave della storia di Israele: la crisi petrolifera dopo la guerra del Kippur, il conflitto con Egitto e Siria e il massacro alle Olimpiadi di Monaco del 1972, compiuto da un commando di terroristi palestinesi che sequestra e uccide 11 fra atleti e tecnici israeliani. Nel 1974, all'età di 76 anni, Golda Meir decide di lasciare la politica attiva, ma resta una voce autorevole in seno al Partito Laburista. Nel 1976 pubblica una divertente e documentata autobiografia, My Life, che riscuote un enorme successo. Muore a Gerusalemme l'8 dicembre del 1978.